Mariscoli mi sembra di averti detto anche in settimana, non so se a te, forse a Giovanni, che c'è la volontà del ragazzo, a noi è un giocatore che piace, e il problema è che a gennaio quando si fa il mercato ci sono giocatori che vai a prendere e sono giocatori di altre squadre, per cui c'è bisogno che risolvano prima i loro contratti con le squadre di appartenenza. In questo caso Rispoli è a Terni ma è di proprietà del Parma, quindi stanno parlando Parma e Ternana per sistemare questa situazione. Se riescono Rispoli verrà a Pescara. Se riescono, signore, cioè la trattativa è avanzata, in fase avanzata. Sì, sì, stanno parlando loro che devono risolvere, Rispoli dovrebbe rientrare a Parma e venire a Pescara. Scusare. No, no, ma sicuramente sono trattative che si chiuderanno nei prossimi 24-48 ore. La cessione di Vukušić al Parma? La cessione di Vukušić al Parma, sinceramente io l'ho letta sul giornale, magari se la compra il Parma, ma non, a me non mi risulta al momento che Vukušić vada al Parma. Questa trattativa la seguirò con molto interesse, però insomma al momento non c'è nulla. Ragusa, che dobbiamo fare? Un giocatore del Pescara a metà col Genoa, quindi sta bene dove sta Ragusa. Beh, in prospettiva l'altra metà è di una squadra di Serie A, quindi sicuramente quando arriveremo vicino a giugno vedremo il da farsi, ma non è che stiamo comprando l'altra metà di un ragazzino di 17 anni, stiamo comprando dovremmo comprare o comprare il Genoa noi o qualcun altro l'altra metà di un giocatore che sta dimostrando di essere un gran giocatore che può tranquillamente stare in Serie A. Ma non è un punto interrogativo Cascione, ritorniamo al discorso di prima di Rispoli, Cascione è un giocatore del Cesena, è un giocatore del Parma che noi abbiamo dato per sua volontà al Parma, e il quale Parma l'ha girata al Cesena. Adesso il Cesena ha un giocatore tesserato che chiaramente sta giocando e non se ne vuole privare, quindi era una volontà del giocatore di ritornare a Pescara, noi sicuramente l'avremmo ripreso, però non è che possiamo andare a Cesena ad attaccarlo, cioè, se il Cesena lo lascia libero noi lo prendiamo, se il Cesena non lo lascia libero sta bene a Cesena. Se non arriva Cascione Pescara prende lo centrocampista? Se non arriva Cascione e dovesse andare via qualcuno di quelli che abbiamo, sicuramente Pescara lo rimpiazzerà, ma se dovessimo rimanere così con quelli che abbiamo, non lo so, poi continuando a giocare a due a centrocampo, non è che se prendiamo sei centrocampisti poi facciamo... ci dobbiamo fare con... considerate che noi abbiamo fatto tutto il girone d'andata, quasi tutto il girone d'andata senza Nielsen, senza Rizzo l'ultimo periodo, con Viviani che è stato più infortunato che ha ruolato, e quindi voglio dire, già col rientro di questi tre, se dovessero rimanere tutte e tre, con Brugman, Zubaric all'occorrenza che ha dimostrato che lo può fare, giocheranno sempre due a centrocampo. La cosa, sicuramente il giocatore che stiamo seguendo e che forse chiuderemo è il giovane come si chiama quello della Milicevic che stiamo seguendo, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro e Giorgio incontrerà il suo agente, quindi se arriva anche un giovane di buone prospettive come questo ragazzo saremo in sei già, quindi è naturale che se dovesse uscire qualcuno Giorgio ha già sul suo taccuino i nomi per sostituirlo. Ritorno di Caprari è possibile, c'è questa possibilità che è molto legata al fatto che la Roma potrebbe richiederci, non tanto per volontà della Roma quanto per volontà del ragazzo che vuole giocare, Federico Viviani. In quel caso potrebbe esserci questo giro con la Roma, però al momento io mi auguro che Federico rimanga a Pescara perché ha avuto poco spazio e modo di far vedere il suo valore. È chiaro che è un under 21 che lui vuole giocare, però è anche vero che per sua sfortuna e per nostra fortuna Brugman sta facendo un campionato assolutamente di altissimo livello e quindi in quel ruolo uno solo può giocare. È stato tranciante, Renzetti ha detto che con i ritmi del calcio moderno
correggetemi se sbaglio, mascare appunto lo sforzino in un certo modo. Io volevo dire il contrario, volevo dire che dopo 15 giorni di preparazione, dei doppi allenamenti, il più veloce era Mascaro oggi, dei nostri. Ma ognuno la vede come vuole, io preferisco sempre avere all'occorrenza Mascara, Cutolo e Sforzini, che alla fine ti risolvono sempre qualche problema. Ma se Cutolo dovesse chiedere di andare via? Ma qui nessuno dei giocatori ha chiesto di andare via, perché il gruppo è un buon gruppo, si trovano bene, hanno fatto, mi sembra, dal momento in cui sono stati quasi al completo, perché al completo non ci sono stati mai, però dal momento in cui sono rientrati quasi tutti hanno fatto un girone d'andata sicuramente di buon livello, e quindi nessuno ha la volontà di andare via. Sono usciti giustamente quelli che hanno trovato meno spazio fino adesso, perché anche da quel punto di vista, se dobbiamo avere dei giovani, preferisco avere i giovani che abbiamo qui in casa. Se devono giocare poco, all'occorrenza devono fare pochi minuti, preferisco vedere i giovani del nostro settore giovanile. No, il discorso di Caprari è legato a questo aspetto di Viviani, perché potrebbe rientrare in uno scambio più grande, insomma. Ma noi non è che possiamo prendere 7 esterni anche là, no? Al momento noi abbiamo 4, che mi sembra, insomma, Politano e Ragusa sono quelli che hanno giocato un po' di più, Cutolo e Piscitella, quindi abbiamo un altro giocatore che fra una settimana, 10 giorni si aggregherà al gruppo, che è Chiaretti, quindi... Ma non è che rischi di saltare, sicuramente c'è questa cosa in piedi che è anche abbastanza avanzata, perché c'è questa possibilità che Viviani voglia andare a giocare, perché è chiaro che un giocatore come lui, ha 21 anni, è un nazionale under 21, di stare qua fermo a giocare poco non ci sta, ma anche la Roma stessa, che è attualmente proprietaria del cartellino, non vuole che questo giovane si svaluti stando seduto in panchina. Ma è alta, e c'è questa possibilità, non è alta, ma la possibilità c'è. Io mi auguro, ripeto, ci ho parlato anche qualche minuto fa con Federico, io mi auguro che lui si convinca che se ritrova la forma giusta, perché parte della colpa sicuramente non è che solo di Brugman che è esploso, ma è anche sua, che ha avuto diversi infortuni e quindi non è stato sempre al meglio. Ci vuole continuità, ma Viviani è un giocatore, non ci dimentichiamo che noi all'inizio dell'anno l'avevamo preso per fare quel ruolo da titolare, e mi sembra che sia uno dei giocatori giovani più apprezzati, perché Viviani, se lo lasciamo via noi, lo lasciamo libero noi, ha 10 squadre pronte a prenderlo, quindi non è che stiamo lasciando andare via un giocatore. Però insomma, Marino ieri ha detto che non forma una coppia particolarmente assortita con Brugman. Ma io mi sembra di aver detto proprio questo, purtroppo lì ci gioca un giocatore solo, quindi io mi auguro che Brugman continui a fare quello che ha fatto nel giorno d'andata, perché a mio avviso ha dato il meglio in quel ruolo, in quel posto del campo, però non sono il tecnico e quindi dovrebbe essere lui a trovare una soluzione nel caso in cui volesse farli giocare insieme. Ma se dovesse uscire Vukušić, sicuramente faremo in modo che là davanti almeno rimangano in 3. Ma un ragazzo, un giovane? Ma vediamo, non è detto che debba essere per forza un giovane, vediamo quelle che sono le caratteristiche che il mister ci chiede e i giocatori disponibili al momento a venire a pescare. Ma noi dobbiamo prendere giocatori che ci, l'ho detto prima, noi dobbiamo prendere giocatori che ci possono dare, se prendiamo un giocatore dobbiamo prendere qualcuno che ci possa dare una mano a fare qualcosa in più, se dobbiamo prendere un giocatore giusto per mettere nella casella, poi noi nella primavera abbiamo appena contrattualizzato un ragazzo che era squalificato, che
l'altro anno nell'ultima partita con l'Ascoli stato squalificato, che è Ingretolli, che è un 94 e di grande prospettiva, è un giocatore giovane ma molto forte, quindi sicuramente questo ragazzo verrà su in prima squadra e starà aggregato alla prima squadra, poi si vedrà. Ma Sforzini in Serie B c'ha non una richiesta, tante richieste. Però noi riteniamo che Sforzini debba essere il primo acquisto nostro, perché se Nando sta bene, come sta recuperando, perché chiaramente sono 6 mesi che non gioca e Cioè oggi comincia. non fa testo, la partita di oggi non fa Ma testo. oggi fa testo per il fatto che ha finito di giocare e non ha avuto nessun tipo di problema, ma è chiaro che un giocatore di quella statura che sta fermo per 6 mesi avrà bisogno almeno di un mese per entrare bene. In questo caso magari avrà bisogno un po' di meno, visto che c'è stata la sosta, però un po' di ritmo partita lo deve riacquisire, ma Sforzini bene. Poi noi continuiamo a parlare delle Cioè, non punte ci di sono dubbi sulla Sforzini, sua permanenza fresca. appunto, nel modo più assoluto. Ma poi noi continuiamo a parlare sempre di Sforzini, Sforzini, Sforzini. Sembra che qua non abbiamo un attaccante. Noi abbiamo Pippo Maniero che ha fatto 12 gol fino adesso, è stato uno dei migliori, è uno degli attacchi che ha segnato di più in Serie B e noi ci creiamo il problema dell'attacco. Ma se arriva Caprari probabilmente uscirà qualcuno. Potrebbe uscire qualcuno. Ma io penso che, ripeto, se dovesse andare via Viviani, sicuramente arriverà qualcuno lì a centrocampo. Ma come esterni, Crispoli arriva per sostituire eventualmente Derricanti a Balzano e Rossi, diciamo, un altro uomo in quel Beh, se ruolo. dall'altra parte c'è Rossi, c'è Frascatore, se dovesse andare via Frascatore sicuramente ci sarà il sostituto. No, no, prima finiamo questo mese, mettiamoci a posto, ricominciamo a giocare e poi mi metterò al lavoro per quest'altra cosa. Una cosa alla volta, non c'è fretta. Ho detto l'altra volta, lo ripeto adesso, il Pescara va avanti uguale e comunque sia, qualsiasi cosa succederà, la persona che ci avete di fronte sarà il garante di questa situazione. Quindi non c'è nessun rischio e nessun problema che arrivino personaggi strani o gente che ha voglia di venire qua a fare casini. Qui se arriverà qualcuno che sia italiano, straniero o di altre parti dell'universo, sicuramente sarà una persona per bene come noi.